Eccoci qua, buongiorno a tutti, buonasera, buon pomeriggio, non so a che ora guarderete questo video. Una lezione di Pilates dove non servirà null'altro che il tappetino e un eventuale rialzo da mettere sotto il bacino per qualcuno o eventualmente un piccolo cuscinetto da mettere sotto la testa, nient'altro, una lezione a corpo libero. Quindi possiamo iniziare. Sarà come per le altre volte, non è una lezione di rappresentanza, ma è una lezione per cercare di stare insieme, sempre tra virgolette. Cercherò di farvi sentire il più possibile vicino, qua, come se stessimo veramente facendo lezione da soli. Non riesco a mettere il telefono dritto oggi, è un po' obliquo, però... Cominciamo lo stesso. Allora, iniziamo con il solito appoggio dei piedi. Le gambe sono alla larghezza delle anche, le spalle sono lontane dalle orecchie e ho il solito filo, la solita calamita nel centro della testa che mi allunga verso il soffitto. Vado a cercare questo allungamento assiale. Posso chiudere per un attimo gli occhi, mantengo, come dicevamo prima, la sensazione di avere il collo libero, quindi spalle lontane dalle orecchie, mani che cadono sulla cucitura laterale dei pantaloni e comincio a fare qualche respiro profondo, cominciando ad andare ad attivare piano piano, appena appena, i muscoli profondi dell'addome. Quindi inspiro dal naso, allargo le costole, espiro dalla bocca socchiusa, le costole si richiudono. Faccio ancora un paio di respiri, inspiro dal naso, allargo le costole, espiro dalla bocca socchiusa, le costole si richiudono, comincio a tirare un po' di più l'ombelico verso la colonna nell'espirazione. Quindi apro gli occhi e porto il peso del corpo sull'avampiede, per ora senza far sollevare i talloni, passo dal centro, sposto il peso sui talloni senza far sollevare le dita. Quindi oscillo avanti, passo dal centro, oscillo verso dietro e questa volta vi vado a far muovere un po' i piedi, quindi quando la prossima volta che vado in avanti sull'avampiede stacco appena appena i talloni, ritorno, appoggio i talloni, porto il peso sui talloni, stacco le dita e comincio ad andare a lavorare sul piede, come abbiamo detto sempre nelle ultime lezioni. Abbiamo bisogno di attivare un po' la circolazione perché stando molto in casa probabilmente siamo, anzi sicuramente siamo più seduti rispetto al solito, siamo più fermi in generale, quindi il nostro sangue ha bisogno di un aiuto in più per avere una buona circolazione, giusto? Quindi la pompa sono i nostri piedi. A questo punto sono andata un pochettino a mobilizzare e a massaggiare il piede e vado proprio a fare una sorta di camminata sul posto, quindi un tallone si stacca e l'altro si appoggia e vado a aprire bene le dita, quindi devo proprio sentire la sensazione che il piede si mobilizza tutto. Posso usare le braccia se voglio, cerco di non oscillare troppo col bacino. Vai, continuo. Hola, l'ho detto già in un'altra lezione in diretta. Nelson Mandela, quando era in carcere, ogni giorno faceva un'ora di corsa sul posto. Eh sì, alla fine saremo costretti anche noi a farlo. Io per fortuna ho il tappeto, il tapirulan, mi sento un po' un criceto, ma in questi giorni ovviamente lo sto usando. Allora, mi fermo, riappoggio bene i piedi a terra, inspiro, spingo i pollici verso dietro, apro il petto, mi allungo verso l'alto, espirando abbasso. Inspiro, estensione della zona toracica del tronco e ritorno, ancora uno, in e ritorno. La prossima volta che espiro, piego le gambe, lascio andare tutto verso il pavimento. Vai, ancora in e butto fuori, ancora in e butto fuori. Mi fermo con le braccia lungo i fianchi, piego appena appena le ginocchia e faccio una piccola retroversione del bacino e ritorno. Qui posso fare la retroversione e fermarmi in posizione neutra col bacino, oppure fare la retroversione e aggiungere una piccola anteroversione, a patto che non senta fastidio, e ritorno. Ne faccio ancora due. Espiro, retroversione e
ritorno ancora uno, espiro, retroversione e ritorno. Abbiniamo questo piccolo movimento a uno squat. Lo squat non è tanto profondo per adesso, quindi mi siedo in uno squat, retroversione, neutro e risalgo. Mi siedo in squat, retroversione, neutro e risalgo. Squat, retroversione, neutro e risalgo. Squat, retroversione, neutro e risalgo. Ancora quattro. Squat, retroversione, neutro e risalgo. Squat, retroversione, neutro. Ancora uno. Squat, forse due. Cominciamo bene oggi, se non già mi impappino con i conteggi. Retroversione, neutro e risalgo. Riporto le braccia lungo i fianchi, faccio il primo dei nostri soliti roll down. Scendo dalla testa, curvo le spalle, comincio già a attivare gli addominali da adesso. Ho il solito muro dietro il bacino che non mi permette di arretrare, vado piano piano verso il pavimento, come quasi avessi la sensazione di cadere in avanti. Rilasso la testa, salgo lentamente, vertebra per vertebra, come se volessi appoggiare in sequenza proprio le mie vertebre. Unisco le gambe, quindi tengo le gambe vicine, porto le braccia lungo i fianchi, stacco i talloni da terra, sollevo le braccia e riappoggio. Stacco i talloni, quando sollevo le braccia allontano le spalle dalle orecchie, come se avessi due termometri sotto le ascelle da tenere lì. Ragazzi, è mattina, Tengo di nuovo le gambe unite, faccio sempre un piccolo squat. La profondità dello squat per adesso sceglietela voi, siamo solo all'inizio. Scendo e risalgo, piego, abbiniamo i due movimenti, quindi stacco i talloni, appoggio, mi siedo in squat e risalgo. Stacco i talloni, appoggio, mi siedo in squat e risalgo. Stacco, appoggio, squat e risalgo. Stacco, appoggio, squat, 3. Stacco, appoggio, squat, 2. Stacco, appoggio, squat, 1. Torno con le anche parallele, larghezza appunto anche, piedi larghezza anche, metto le mani a cosacco, spalle lontane dalle orecchie, aggiungo un movimento del collo, un movimento di braccia e spalle, scapole direi. Allora, mentre la testa ruota verso destra, sposto le braccia a sinistra, sento protrarre la scapola destra, ritorno lentamente in centro. Espirando, la testa ruota a sinistra, le braccia vanno a destra, sento protrarre la scapola a sinistra e ritorno. Ruoto con la testa a destra, sposto le braccia verso sinistra senza perdere l'allineamento e ritorno in centro. Ruoto la testa a sinistra, sposto le braccia verso destra e ritorno in centro. Sposto la testa a destra, sposto le braccia a sinistra e ritorno. Ruoto la testa a sinistra, sposto le braccia a destra e ritorno. Porto le braccia avanti sulla linea delle spalle, le braccia sono parallele tra di loro, protraggo le scapole, sposto le scapole in avanti, passo in neutro, retraggo, avvicino le scapole dietro e ritorno. Protrazione, neutro, retrazione, neutro. Ancora due. Mentre mi muovo, mantengo sempre la stessa distanza tra le mani, tra le braccia, vero? Ancora uno, protrazione, neutro, retrazione, neutro. Porto le braccia V, allontano per ora le spalle dalle orecchie e faccio elevazione con la scapola sinistra e depressione, elevazione con la scapola destra e depressione. Quando faccio la depressione sto attenta a non piegare il gomito, elevazione e depressione, ancora uno alternato, elevazione e depressione, elevazione, entrambe le spalle e le scapole si sollevano verso le orecchie, elevazione, ed entrambe si allontanano, depressione, elevazione e depressione, ancora uno, elevazione, depressione, rimango un attimo con le spalle e le scapole in depressione e abbasso le mie braccia.
Apro le gambe un pelo di più rispetto alle anche con quella leggera extra rotazione. Porto le braccia avanti e faccio i miei squat che adesso sono belli profondi, quindi mi siedo, porto il peso del corpo sui talloni, spingo bene coi piedi a terra e risalgo. Mi siedo, spingo bene coi piedi a terra e risalgo. Mi siedo, spingo e risalgo 3. Mi siedo, spingo e risalgo 4. Mi siedo, spingo e risalgo 5. Mi siedo, spingo e risalgo 6. Mi siedo, spingo e risalgo 7. Mi siedo, spingo e risalgo 8. Aggiungiamo qualcosa. Porto le braccia verso l'alto, mi siedo in squat, le braccia sono verso il soffitto. Stendo le gambe, porto le mani verso il pavimento. Mi risiedo in squat con le braccia su, salgo abbassando le braccia. Quindi squat, stendo le gambe, mi risiedo in squat e risalgo abbassando le braccia. Mi siedo in squat, braccia su, stendo le gambe, braccia a terra. Mi risiedo in squat, braccia su, salgo abbassando le gambe. Vai, squat, stendo le gambe, mi risiedo in squat, spingo bene coi piedi sul pavimento e risalgo. Squat, stendo le gambe, mi risiedo in squat, spingo bene coi piedi sul pavimento e risalgo. Ancora 3, squat. Stendo le gambe, mi risiedo in squat, mi raccomando, qua il busto è su come nello squat, e risalgo. Mi siedo, stendo le gambe, mi risiedo in squat e salgo ancora 1, squat. Stendo le gambe, mi risiedo in squat e salgo. Torno con le gambe parallele, disegno dei cerchi con le mie braccia da dietro in avanti. Quando cambio la direzione del cerchio, stacco prima il ginocchio destro, appoggio, espiro, stacco il sinistro. Non mi interessa quanto sale la gamba, mi interessa che il bacino rimanga fermo. Vai, ancora 3. Espiro 3 e ritorno. Espiro 2 e ritorno al prossimo, rimango col ginocchio sinistro sollevato da terra. Porto la gamba sinistra dietro e vado a trovare la posizione giusta per fare gli affondi. Quindi mi siedo, tutte e due le gambe formano un angolo retto e salgo, piego, salgo, spingo bene col piede destro per salire, piego, 4, piego, 5, piego, 6, piego, 7, posso continuare così o salendo sollevo il ginocchio sinistro, vado a trovare l'equilibrio. Piego, 2, mi raccomando continuate a piegare bene la gamba sinistra quando va dietro, piego, 4, piego, 5, piego, 6, piego, 7, piego all'8, rimango su, fermo ancora una volta il mio bacino, ruoto all'esterno la gamba sinistra e ritorno, ruoto all'esterno e ritorno. Aggiungo una rotazione interna, vai, ancora esterno e interno ancora uno, esterno, interno e appoggio. Porto le braccia fuori sulla linea delle spalle, inspiro, allungo, espirando fletto verso destra, torno, allungo, espirando fletto a sinistra. Il movimento è abbastanza fluido, vai. Ancora uno per lato. Ok, ritrovo la posizione delle mie gambe parallele e rifaccio i miei cerchi da dietro in avanti. E dobbiamo far tutto dall'altro lato, ovviamente. Cambio la direzione del cerchio, sollevo il ginocchio sinistro per primo. E cambio al prossimo cerchio, 2. Sono 6 in tutto. Ancora 4. E ritorno. 3 e ritorno, 2 e ritorno, rimango con la gamba destra sollevata, la porto dietro, posiziono le gambe per fare i miei affondi, mi siedo, spingo bene col piede sinistro per salire, i piedi sono i primi sono tutti sul posto, 3, piego, 4, piego, 5, quindi le gambe piegandosi formano due angoli retti.
Ancora uno, poi chi vuole solleverà il ginocchio destro. Quindi scendo e vado, c'è quell'attimo in cui devo trovare l'equilibrio salendo. Quindi piego, 3, piego, 4, piego, 5, piego, 6, piego, 7, piego, rimango su all'8, fermo sempre il mio bacino, 2 rotazioni esterne e poi dal prossimo aggiungiamo anche la rotazione interna. E voilà, ruoto e ancora uno, in, S, gambe di nuovo parallele, braccia di nuovo sulla linea delle spalle, questa volta ruoto da un lato, centro, anche questo bello fluido per andare a mobilizzare la colonna, vai a sciogliere anche un po' di eventuali tensioni. Ok, siamo pronti ad andare a terra, vi faccio bere un goccino se ne avete bisogno. Tutto bene? Facciamo finta che sia la lezione veramente, no? Quindi vi chiedo tutto bene e voi a questo punto dovreste rispondere. C'è qualcuno che mi ha scritto che quando fa le lezioni mi risponde da casa, gli viene spontaneo rispondere. Allora, scendiamo con un bel roll down. Quindi ci mettiamo sul bordo, ci sono? Sì. Sul bordo del tappeto andremo a fare la sequenza di leg pull, cani, push up, quindi ve lo dico così vi gestite bene con il tappetino. Prima facciamo 2 roll down, scendiamo dalla testa, curviamo le spalle, attiviamo bene gli addominali e mentre scendiamo come abbiamo fatto prima immaginiamo il solito muro dietro il bacino che non ci permette di arretrare. Inspiro, testa completamente rilassata, mi raccomando, spalle lontane dalle orecchie. Gambe tese, ginocchia un po' piegate, questo proprio come vi sentite meglio voi. La testa è l'ultima a salire, sarà la prima che scenderà per il prossimo roll down. Quindi attivo gli addominali, non devo cadere verso il pavimento, devo sempre attivare la mia muscolatura addominale. Inspiro, espirando salgo, come se volessi appoggiare in sequenza le mie vertebre una dopo l'altra. Facciamo un'altra discesa, ma questa volta rimarremo giù. Quindi testa, spalle, ancora una volta gli addominali si attivano. Appoggio le mani a terra, appoggio le ginocchia e mi porto nella posizione di quadrupedia. Apro bene le dita delle mani, allontano le spalle dalle orecchie, spingo con le mie mani come se volessi allontanare il pavimento. Ginocchia sotto le anche, iniziamo con una sequenza leg pull, down dog, push up, e cat stretch col tiger. Mantengo le spalle dalle orecchie, attivo da sotto le ascelle, addominali, punto le dita dei piedi, espirando stacco appena appena le ginocchia da terra. Rimango 3 respiri, inspiro, espiro 3. Le spalle sono lontane dalle orecchie, ho una calamita nel centro della testa che tira verso la parete con di fronte, quindi non crollo con la testa né la in arco. Espirando senza fare movimenti bruschi, stendo le gambe, vado nella posizione del down dog, aggiusto eventualmente la posizione dei piedi, spingo con i talloni verso il pavimento, spingo col petto verso le cosce, spingo col bacino verso il soffitto. Da questa posizione, senza abbassare il bacino, piego le braccia, vado con la testa verso il pavimento, espirando salgo, piego, estendo 2, quindi non devo abbassare il bacino quando piego le braccia, piego, estendo 3, piego, estendo 3, piego, estendo 2, piego, stendo, rimango un attimo nel down dog, senza fare movimenti bruschi, ritorno nel leg pull, appoggio le ginocchia, espirando, gatto, fletto la colonna, porto lo sguardo al pube, inspirando, estendo piano piano la colonna, al prossimo gatto porto il ginocchio verso la faccia, come se mi volessi baciare il ginocchio destro, ed estendo, estendendo anche l'anca, espiro, fletto, mi bacio il ginocchio, e inspiro, estendo 2, espiro, fletto,
E inspiro, estendo 3. Espiro, fletto. E inspiro, estendo 4, ancora 1. Espiro, fletto. Estendo. E riappoggio. Punto le dita dei piedi, espirando, stacco appena appena le ginocchia da terra. E sono ritornata nelle pull di prima. Quindi spalle lontane dalle orecchie, ombelico verso la colonna. Testa allineata, quindi ho una calamita nel centro della testa che tira verso la parete che ho di fronte. Le ginocchia appena appena sollevate da terra. Espirando, stendo le gambe, ritorno nel down dog. Vi do sempre qualche attimo per eventualmente aggiustare la posizione. Siete pronte per i push-up? Vai, piego, espiro, stendo. Immagino che il vertice della testa vada verso il pavimento quando piego le gambe. Le braccia, scusate, le braccia. Piego, 3. Piego, 2. Piego, rimango con le braccia tese, rimango per un attimo nel down dog, senza fare movimenti bruschi, ritorno nel leg pull, mi va la canottiera tra le labbra in bocca, e appoggio, torno nel gatto, appoggio le dita dei piedi, espiro, flessione, attivo gli addominali, guardo il pube, inspiro, estendo, senza mollare completamente con l'addome, pronti con l'altra gamba? La prossima volta che fletto mi vado a baciare il ginocchio sinistro e inspirando estendo la colonna, estendo l'anca con la gamba tesa dietro. S e in 4. S e in 5. S e in, sono 3 veramente. S e in 2. S in, riappoggio, pensavate che fosse finita, invece ripunto le dita dei piedi, attivo bene e stacco. Quindi l'idea è sempre quella di avere i termometri, il ghiacciolo sull'ombelico, le graffette tra le costole e le sias. Al prossimo respiro, alla prossima ispirazione, per l'ultima volta vado nel down dog. Aggiusto la posizione. Quando siamo pronti, ultimi push-up, vai, piego, espiro, stendo, piego, estendo 2, piego, estendo 3, piego, estendo 4, piego, estendo 5, piego, stendo, spingo un po' di più col petto verso le cosce, spingo un po' di più con i talloni verso il pavimento, e lentamente appoggio le ginocchia e vado nel bambino. Porto i talloni verso, cioè il glutei verso i talloni e non schiaccio il petto contro le cosce, ma immagino di avere un cuscino o qualcosa sul mio ombelico. Salgo lentamente col busto, sciolgo un attimo i polsi perché faccio l'ultimo esercizio in quadrupedia. In realtà è un esercizio non di forza, ma di mobilizzazione del rachide. Allora, mi giro, voi rimanete pure come eravate prima, polsi sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, come abbiamo fatto prima, premo bene con la mano sinistra a terra, espirando faccio scivolare la mano destra sotto il braccio sinistro che si piega e vado di lato come se volessi appoggiare l'orecchio destro a terra e inspiro, risalgo. Espiro, fletto, mantengo fermo il bacino, cerco di sentire il lavoro sulla parte alta del tronco. Ancora uno, flessione, in torsione, piego il braccio sinistro mentre il destro si infila sotto. Alla flessione, in torsione, aggiungo una torsione in estensione. Quindi più facile da dire che da fare che da dire. Vado, faccio scivolare il braccio come abbiamo fatto prima verso sinistra. Salgo. Ruoto verso destra, sollevo il braccio destro e faccio una leggera estensione ruotando con lo sguardo a destra. Espiro, fletto in torsione. Inspiro, salgo, ruoto e giro lo sguardo verso l'alto. Ancora due. Espiro, ruoto in flessione. Salgo, ruoto in estensione. Ancora uno. Espiro, abbiamo bisogno di questi movimenti in questo periodo particolarmente.
Ok, ritroviamo la posizione di partenza, quindi polsi sotto le spalle. Iniziamo solo con la flessione, quindi la mano sinistra scivola sotto il braccio destro che si piega. Vado fin dove riesco, come se potessi, volessi appoggiare l'orecchio. E inspirando risalgo. Può essere che qualcuno lo appoggi, tranquillamente. Non muovete il bacino però. E risalgo, ancora uno. Espiro, fletto, attivo sempre gli addominali, non dimenticate. Aggiungiamo l'estensione. Quindi espiro, faccio scivolare il braccio sinistro verso destra. Salgo con controllo, ruoto, estendendo, girando lo sguardo verso l'alto a sinistra. Espiro, flessione, intorsione. Salgo lentamente ed estendo dall'altro lato. Vai. Espiro, flessione, intorsione. Salgo e ruoto dall'altro lato. Ultimo. Espiro, flessione, intorsione. Salgo lentamente e voilà. A questo punto mi siedo sugli ischi e faccio half roll back. Io controllo se sono nell'inquadratura. Allora, ho le gambe parallele. Scusate, devo bere un sorso. Così potete approfittare anche voi. Allora, sono seduta sugli ischi, ho le mani sotto le cosce per un attimo perché vado a sentire bene bene gli ischi e a sentire per un attimo l'allungamento verso il soffitto. Ok, quindi porto le braccia avanti e porto la colonna a C. Espirando, scendo, mantenendo la colonna a C, mantenendo lo sguardo sul pube ombelico. E inspirando, salgo. Espiro, scendo, le spalle sono lontane dalle orecchie, mi raccomando. E inspiro, salgo. Espiro, scendo. E inspiro, salgo. Ancora uno. Espiro, scendo. Adesso vi faccio scendere un pelino in più. Sapete, lo facciamo sempre a lezione spesso, vi chiedo di andare a trovare quel punto critico, perché se io mi fermo qua, posso stare qua fino a domani mattina. Se invece mi fermo un attimino più su, ragazzi, è qui che è il punto più faticoso. Lo trovo, rimango, inspiro, espirando, risalgo piano piano e mi allungo verso il soffitto. Riporto la colonna C, espirando, scendo, vado a cercare il punto critico, a trovarlo, a cercarlo, a trovarlo. Mi fermo, siete sicure che sia quello? Inspiro, espirando, salgo e mi allungo verso il soffitto. Ancora uno. Torno con la colonna C, espirando, scendo, vado a cercare il punto critico, c'è? Inspiro, espirando, salgo, piano piano ritorno verso l'alto. Vi cambio la salita. Quindi torno a C, scendo come abbiamo fatto prima e come abbiamo fatto prima andiamo a cercare il punto critico. Inspiro, espirando, salgo, allungo nuovamente la colonna, questa volta apro le braccia all'esterno. Attenti a non inarcare. Espiro, scendo, vado a cercare il punto critico. Cioè inspiro, espirando, salgo e apro. Ultimo, vado a C, espirando, scendo, cerco, trovo, fatto, sì, inspiro, salgo e apro. Stendo le gambe, porto la colonna C e faccio roll up completo. Espirando, scendo con i piedi a punta, sapete che completo per me non vuol dire che tocco la testa a terra se poi non so risalire. Mi fermo nel punto in cui riesco a risalire in maniera fluida. Metto i piedi a martello, spingo la lingua contro il palato, se è il caso, e risalgo mantenendo la colonna C. Inspiro, espirando, scendo con i piedi a punta. Ognuno si ferma nel punto in cui riesce a risalire in maniera fluida, senza preoccuparsi, vero? Piedi a martello, in qualsiasi punto io sia, lingua contro il palato e risalgo. Piedi a martello, scendo nuovamente.
scusate, piedi a punta in discesa, ho detto piedi a martello, eh? Piedi a martello in salita. Ultimo. Scendo le spalle lontane dalle orecchie, io ve lo ricordo intanto, l'ombelico verso la colonna. L'idea sempre di avere quei termometri sotto le ascelle, ricordate? E il diamantino nell'ombelico. Alright. Mi fermo su. Appoggio le mani ai lati del bacino e piego le gambe. Ok. A questo punto spingo bene con le mani, spingo bene con i piedi, porto le spalle lontane dalle orecchie, le mantengo lontane dalle orecchie. Espirando, stacco il bacino e cerco di portarlo sulla linea delle ginocchia. Inspiro da su, espirando, scendo, appoggio il bacino senza che le mie spalle si chiudano verso le orecchie. Inspiro, preparo, espiro, stacco. Inspiro da su, espiro, scendo. Posso continuare così con il mio leg pull supine. Inspiro, espiro, stacco. Oppure chi vorrà seguirmi, possiamo aggiungere un elephant al prossimo. Chi non se la sente di fare l'elephant, tranquilli, rimane nel leg pull. Quindi espirando stacco, rimango qua nel leg pull, oppure espirando attivo ancora di più gli addominali. Cerco di stendere le gambe portando il bacino dietro, non mi importa che le gambe si stendano completamente. Ritorno nel leg pull e appoggio. Inspiro, preparo, espiro, stacco, rimango nel leg pull oppure elephant, espiro, vado dietro, risalgo nel leg pull e appoggio. Ancora un paio, espirando, stacco, chi vuole elephant, altrimenti come ho detto prima rimango nel leg pull, risalgo e appoggio. Ultimo, espiro, stacco, pronti, vai, elephant, risalgo e appoggio. A questo punto qualcuno potrebbe aver bisogno del rialzo, quindi si siede su cuscino, mattoncino, iliade. Io dico iliade perché ho trovato l'iliade nella versione rilegata in pelle, bellissima. Che ha le dimensioni del mattoncino di yoga. Anche voi avrete sicuramente un libro in casa di quelle dimensioni. Quindi, appoggio la schiena ad un muro. Quindi qui l'obiettivo è riuscire a appoggiare la schiena al muro. Le gambe possono essere, se ce la faccio, se ho una buona mobilità, avrò le gambe tese vicino, perfetto. Ma non è quello l'importante, l'importante è la schiena. Quindi nel caso apro e piego un po' le gambe. Non preoccupatevi delle gambe, preoccupatevi della schiena. Lascio le mani sulle cosce per ora, stacco la testa dal muro, intanto le mani scivolano in avanti, stacco le spalle, stacco le scapole, ma spingo la zona lombare contro il muro, senza tirare sulle spalle. Inspirando risalgo, come se mi riappoggiassi man mano al muro. Stacco la testa, stacco le spalle, stacco le scapole, mentre la mia colonna va a formare la C-curve, la colonna diventa C, tiro l'ombelico verso la colonna. Inspirando risalgo, mi riappoggio man mano al muro. Posso anche farlo con le braccia parallele sulla linea delle spalle, testa, spalle, scapole, spingo la zona lombare contro il muro. Scegliete la variante delle braccia che preferite. Risalgo piano piano, mi riappoggio al muro. Vai, ancora due. Stacco la testa, stacco le spalle, stacco le scapole, spingo la zona lombare contro il muro. Inspirando, risalendo, mi riappoggio man mano al muro. Vai, ultimo, testa, spalle, scapole, attivo bene gli addominali quando sono in flessione. E risalgo piano piano e voilà. Tolgo eventualmente mattoncini sotto il bacino, mattoncini o quello che avete messo, e mi metto sul bordo dietro del tappeto andando nella posizione della freccia. Quindi sono allineata, sono sulla stessa linea, quindi piedi,
e la mano dovrebbero trovarsi sulla stessa linea. Ho un po' di spazio sotto il punto vita e ho l'idea di avere due calamite sugli alluci dei piedi. A questo punto non stacco ancora le gambe da terra, ma ho sempre l'idea della calamita. Quindi sollevo la gamba sinistra, mantenendo fermo il bacino col piede a punta, espirando scendo col piede a martello. In salgo a punta, es scendo 2. In salgo a punta, es scendo 3. In salgo a punta, es scendo 4. In salgo a punta, es scendo 4. In salgo a punta, es scendo 3. In salgo a punta, es scendo 2. In salgo a punta, scendo, allungo di nuovo le punte, ritrovo l'idea delle calamite, stacco questa volta un paio le gambe, un pelino le gambe da terra. Mantengo però lo spazio sotto il punto vita. Vi lascio qualche attimo per vedere, trovare, sentire se la posizione è giusta, se sento qualche tensione, quindi magari riappoggio e riprovo a salire. Col braccio sinistro faccio quello che mi sento, posso tenere la mano davanti a me o tenere il braccio sul fianco. Rifaccio lo stesso movimento con la gamba sinistra. In salgo a punta, es scendo a martello. In salgo a punta, es scendo 2. In salgo a punta, es scendo 3. In salgo a punta, es scendo 4. Mantengo le spalle lontane dalle orecchie, mi raccomando. In salgo a punta, es scendo 3. Avete l'ombelico verso la colonna, vero? Ancora 1. Salgo a punta, scendo a martello. Riallungo per un attimo le punte e appoggio. Sposto i piedi in avanti in modo che le gambe siano in diagonale rispetto al busto. Mantengo sempre lo spazio sotto il punto vita, porto la gamba sulla linea del fianco. Espirando vengo avanti col piede a martello e inspirando ritorno col piede a punta. S vengo avanti a martello e in ritorno a punta. S e ritorno 3. Espiro avanti, sempre col bacino fermo, mi raccomando, quindi l'ampiezza del movimento dipende da quanto riesco a mantenere fermo il mio bacino. Vai, ancora 2. S e in, ancora 1. S e in. Riallineo le gambe, col piede a martello vengo avanti, senza toccare terra, faccio 3 pulsi. In, 2, 3, riallungo e 3 dietro. 3, 2, 1, allungo. 3, 2, 1, allungo. 3, 2, 1, allungo. Non importa che il tallone tocchi terra, assolutamente, 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, allungo, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, allungo, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, allungo, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, allungo, 3, 2, 1, allungo e chiudo. Mi porto su con il braccio destro teso. Le dita della mano sono sempre ben aperte, le gambe piegate più o meno 45 gradi, quindi le ginocchia sono più avanti rispetto alle anche. Ho le spalle lontane dalle orecchie, sono forte con i miei addominali, espirando stacco il bacino e porto il braccio verso l'alto. Inspiro, ritorno appoggiando il bacino con controllo, quindi non devo crollare giù. Espiro, salgo, posso continuare così. O posso aggiungere un'adduzione dell'anca sinistra. Espiro 4 e ritorno. Sono sempre forte sul braccio. Espiro 5 e ritorno. Espiro 6 e ritorno. Espiro 7 e ritorno. Espiro 8 e ritorno. Espiro 9. E ritorno al 10 e rimango. Allineo il braccio sopra con quello sotto, stendo la gamba, faccio dei piccoli cerchiolini. 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio giro. 6, 5, 4, 3, 2, 1, chiudo e scendo. Metto le gambe, tengo i piedi a sinistra, metto le gambe a sirena. E facciamo una bella sequenza con una variante finale che... la fate se ve la sentite, altrimenti rimanete nella posizione. Adesso, mentre lo facciamo, capirete. Sollevo il braccio destro, mi allungo inspirando ed espirando fletto. Semplice mermaid, flessione laterale.
ombelico verso la colonna, mi raccomando, cresco, sento allungare il lato destro. Aggiungiamo qualcosina, quindi faccio una flessione laterale verso sinistra, mi giro verso destra, appoggio entrambe le mani, le piego come se fosse un push up, stendendo la gamba sinistra. Vai, espiro, fletto. Io posso continuare così, con questo mermaid, con l'aggiunta del push up, chiamiamolo così. Oppure possiamo aggiungere una sorta di teaser. Quindi faccio il mio push up, ma portando la gamba sinistra avanti, vado in una sorta, come vi dicevo, di teaser, solo se ve la sentite. Ritorno in mermaid, espirando fletto, ritorno nel mio push up, stendendo la gamba sinistra, se voglio vado nel teaser. Vai, ne facciamo ancora due. Flessione laterale, appoggio le mani, piego le braccia, stendo la gamba, espiro, vado in centro. Di nuovo, ultimo, espirando fletto, chiamiamolo push up e chiamiamolo teaser. Vai, rimaniamo qua, siete belle? Vai, e appoggio. Prima di fare l'altro lato, mi metto in ginocchio per fare lo spine twist. Iniziamo con le mani giunte al petto, pollici nel centro del petto, naso allineato con le altre dita. Espirando, ruoto verso destra, tiro l'ombelico verso la colonna, mantengo il bacino fermo. Inspiro, torno in centro. Espiro, ruoto a sinistra. Mentre faccio lo spine twist, controllo di mantenere l'allineamento naso-dita esterno, vero? Vai, espiro, ruoto, in modo da essere sicuri che il movimento sia fatto dal torace, che non sia la testa a girare o le braccia a muoversi. Quindi quando vi darò la variante adesso, se ve la sentite la fate, se preferite tornare con le mani giunte al petto, va benissimo. Apro le braccia a scapcioli, in modo che le mie scapole rimangano neutre, non ho più riferimento delle dita. Espirando, ruoto verso destra. Dovreste sentire la stessa sensazione a livello toracico che sentivate prima. Se non è così, tornate con le mani giunte. Espiro, ruoto. E ritorno. Espiro, ruoto. E ritorno. Fatene ancora uno che devo controllare una cosa. E ritorno. Ok. No, temevo che... ruoto dall'altro lato, che non ci fosse il tappetino nello schermo, che non fosse, vabbè, insomma. Mi sdraio sul fianco sinistro, quindi sono la freccia di prima, sono sul bordo dietro del tappeto e mi fermo un attimo a sentire l'allineamento, quindi io guardandomi dall'alto dovrei vedere un piede, un fianco, una spalla, un braccio. Allora, a questo punto creo lo spazio sotto il punto vita, metto le calamite sugli alluci dei piedi. Sento l'allungamento ma non stacco ancora. Inspirando sollevo la gamba destra col piede a punta, espirando scendo a martello. In salgo a punta, scendo 7. Non ci interessa sollevare la gamba verso il soffitto, vero? Ci interessa mantenere fermo il bacino. Espiro 4. Inspiro, espiro 4. Inspiro, espiro 3. Inspiro, espiro 2. Inspiro ed espiro. Ritrovo l'allungamento delle punte, ritrovo le calamite, espirando stacco un pelino le gambe. Ho sempre lo spazio sotto il punto vita, vero? Il braccio potete tenerlo appoggiato o staccato, decidete voi. Quando sono sicuro che la posizione è giusta, che non si creano tensioni particolari, eccetera, eccetera, ritorno a muovere la gamba destra. In salgo a punta, scendo martello. Esattamente come prima. È cambiato solo che prima avevo la gamba sotto in appoggio e adesso invece devo rimanere in equilibrio. In salgo a punta, se qualcuno dovesse avere fastidio alla zona lombare tenendo la gamba sotto staccata, può sempre tornare ad appoggiarla, mi raccomando. In salgo a punta, scendo a martello, ancora due. In salgo a punta, scendo a martello, ancora uno. In salgo a punta, scendo a martello, allungo per un attimo e appoggio. Sposto le gambe avanti in modo che siano in diagonale rispetto al busto, stacco la gamba sopra, mi muovo sul piano sagittale, espiro, vengo avanti col piede a martello, inspiro, ritorno col piede a punta.
Ho sempre il bacino fermo, mi raccomando. E ritorno. Espiro 3 e ritorno. Espiro 4 e ritorno. Espiro 4 e ritorno. Espiro 3 e ritorno. Espiro 2 e ritorno. One more. Espiro 1. Ritorno, riallino, faccio 3 pulsi, piede a martello, il tallone va verso il pavimento, 3, 2, 1, salgo e va verso il pavimento ma dietro e salgo, S, allungo, S, 2, quindi scendo verso il pavimento davanti, poi scendo verso il pavimento dietro, su, S, allungo, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, allungo, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, allungo, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, allungo, 3, 2, 1, allungo e chiudo. Mi porto sul braccio sinistro che è teso con la mano, con le dita della mano ben aperte, le gambe piegate, le ginocchia più avanti rispetto alle anche e faccio il mio side bend, che può essere un semplice side bend tenendo le gambe ferme o aggiungendo un'abduzione dell'anca destra. E qua decidete voi cosa fare. Espiro e ritorno. Espiro, apro e ritorno. Ancora 5. Il braccio destro e sinistro è forte. La mano spinge bene, come se volesse allontanare il pavimento. Ancora 3. Espiro 3 e chiudo. Espiro 2 e chiudo al prossimo rimango. Allineo il braccio destro con quello sotto, stendo la gamba destra. Cerchiolini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio giro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chiudo e lentamente scendo. Porto le gambe nella posizione di sirena. Ricordate come di là, chi vuole fare la variante del teaser, altrimenti rimane tra mermaid e push-up. Allungo inspirando e espirando fletto e ritorno. 3 flessioni laterali semplici, semplici. E ritorno. La spalla lontano dall'orecchio, mi raccomando. Cominciamo a aggiungere il push-up. Quindi, espiro, fletto verso destra, giro a sinistra, appoggio le mani, piego le braccia, stendo la gamba destra e riappoggio. Facciamone un altro così. Fletto, ruoto, appoggio le mani, piego le braccia, stendo la gamba e ritorno. Chi vorrà aggiungerà il teaser. Vai, vado nel mio push-up, chiamiamolo così, oppure poi vado nel mio teaser, chiamiamolo così. Riporto le gambe nel mermaid, fletto, ruoto, piego le braccia, stendo la gamba. E mi stavo dimenticando del teaser, stavo andando subito di là. E ritorno, espiro, fletto. Ruoto, piego le braccia, stendo la gamba. Ready for the teaser? Vai! Adesso mi è venuto meglio. Ultimo, fletto, ritorno, stendo la gamba, piego le braccia e voilà. Scendo lentamente e vado a portarmi di nuovo sull'altro lato del tappetino per fare il rolling e fare qualche esercizio, qualche esercizio che ci porterà al nostro trittico classico, che oggi è di 3. Sono troppo buona. Piego le gambe, porto la colonna C, metto le mani sulle tibie e rilasso completamente la testa e le spalle, rotolo fino alle scapole e salgo. Rotolo fino alle scapole e salgo ancora uno. Posso continuare così oppure metto il braccio destro nel cavo popliteo e porto il braccio sinistro avanti. Rotolo e salgo. Vai, rotolo e salgo. Ancora 2. Rotolo
Esatto, non appoggio la testa, mi raccomando, eh. Rotolo. Esatto. Inverto, quindi braccio sinistro nel cavo popliteo, braccio destro avanti. Rotolo. E risalgo. Rotolo. E risalgo. Rotolo. E risalgo ancora uno. Rotolo. Riporto entrambe le mani sulle tibie. Rotolo un'altra volta, cerco di trovare l'equilibrio salendo. Stendo se possibile le gambe, stendo le braccia e ritorno a C. Se non è possibile stendere le gambe, rimango con le gambe piegate. E richiudo. Rotolo, salgo, trovo l'equilibrio. Se è possibile stendo e piego. Rotolo, salgo l'ultima volta, stendo, poi rimango, gambe tese se riuscite, io non ci riesco, spalle lontane dalle orecchie, braccia avanti. Rimango un altro respiro, poi porto, cioè divano, mani sotto le cosce e appoggio. Vado ad appoggiare i piedi, la pianta dei piedi una contro l'altra, nella posizione di butterfly, di farfalla. Metto le mani sui piedi e faccio una sorta di cat stretch in questa posizione. Quindi immaginate di essere in quadrupedia, solito gatto. Quindi sono con la colonna neutra, faccio la flessione, espirando, parto dal bacino, quindi retroversione del bacino, fletto la colonna, porto lo sguardo al pube. Inspiro, parto sempre dal bacino, estendo la colonna, piano piano, porto lo sguardo avanti, se non ci sono problemi, se vi viene naturale potete portare lo sguardo anche un po' in alto. Espiro, fletto, attivo al massimo gli addominali. Inspiro, piano piano estendo, il movimento della testa deve essere naturale. Espiro, fletto. E piano piano, cercate di godervi proprio i movimenti. Ultimo. Espiro, fletto. E inspiro, piano piano, estendo. Riporto le gambe avanti. E vado nel roll down, qua, perché il mio tappetino non scivoli. I miei piedi non riescono a scivolare sul tappetino. Vado con la colonna C, quindi parto con le gambe tese o piegate, decidete voi. Io parto così perché poi ho paura di non riuscire a scivolare sul tappeto. Perché mentre andate giù dovete portare le gambe a tavolino. Apro le braccia, le appoggio, appoggio i palmi rivolti al pavimento, braccia sulla linea delle spalle, gambe unite a tavolino, faccio spine rotation. Espirando, lascio andare le gambe, lascio andare non mi piace però, abbasso le gambe verso destra, non devo lasciare andare proprio nulla, senza che si stacchi la scapola sinistra. Inspiro, ritorno in centro. Espirando, scendo a sinistra, senza che si sollevi la scapola destra. Quindi non c'è nulla da lasciare andare, anzi, c'è tutto da tenere. Quando scendo verso destra, come se qualcosa mi impedisse di scendere, attivo al massimo gli addominali. Non devo sfalzare piedi o ginocchia e ritorno. Ho sempre quel filo, quella calamita nel centro della testa che tira verso la parete che ho dietro, quindi non devo mai trovarmi col mento che spinge verso il soffitto, sempre un leggermente retratto, senza forzare. Vai, ancora due. Espiro, ruoto, mentre ruoto tiro il più possibile l'ombelico verso la colonna e ritorno. Espiro, ruoto e ritorno, ancora uno per lato. Espiro, ruoto e ritorno. Espiro, ruoto e ritorno. Appoggio una gamba alla volta a terra, vado a sentire bene il peso del corpo sull'osso sacro. Quindi mi fermo un attimo sentendo i tre appoggi, sacro, scapole e occipite, e mantenendo quello spazio naturale sotto la zona lombare e sotto la zona cervicale. Quindi a questo punto le gambe piegate, le braccia vanno verso il soffitto, poi provo a portarle, se è possibile, dietro. Dico se è possibile perché non devo cambiare le mie curve,
Quindi se portando le braccia dietro mi si apre la cassa toracica, mi si inarca la schiena, mi sposterò con le braccia un po' più verso l'alto. Quindi ognuno sceglie la posizione delle braccia che gli fa mantenere le curve fisiologiche. Espirando senza che il bacino si muova, stacco la gamba destra e appoggio. Espiro, stacco la sinistra. Quando stacco la gamba destra, porto il braccio sinistro a terra verso il fianco e ritorno. Espiro, gamba sinistra, braccio destro e ritorno. Espiro, stacco e ritorno. Mentre muovo i miei arti, devo mantenere fermissimo il tronco. Devo mantenere le curve fisiologiche della colonna. Quindi non devo sentire inarcare, non devo sentire schiacciare la zona lombare a terra. E ritorno. Espiro, stacco. Ancora uno per lato. Il prossimo è bello intenso. Se qualcuno dovesse avere fastidio alla zona lombare, alla schiena, continua alternando le gambe. Altrimenti, entrambe le gambe si staccano, entrambe le gambe si abbassano. Quando le gambe ritornano, non importa che i piedi tocchino terra. E ritorno. Espiro, stacco e abbasso le braccia. Ancora due. Espiro, stacco le gambe, abbasso le braccia. Ancora uno. Espiro, stacco. La prossima volta che stacco le gambe, abbasso le braccia, vado in flessione toracica. Tengo le braccia lungo i fianchi o le metto alla testa, faccio un siso veloce. S, S, 2, S, 3, S, 4, S, 5, S, 6, S, 7, S, 8, S, 9, ancora 3, S, 10, S, 11, S, 12. Gambe a tavolino, braccia rimangono lungo i fianchi, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 10, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 20, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 30, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 40, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 50, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 60, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 70, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 80, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 90, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 100. Metto le mani alla testa, appoggio una gamba, appoggio l'altra, appoggio la testa. Oh, come state? Porto le braccia dietro, mi piace questa sequenza qua di addominali di trittico. Riporto le braccia fuori, apro le gambe più larghe del tappetino, più larghe delle anche, scendo verso destra spingendo un po' avanti con l'anca sinistra. Torno in centro, scendo a sinistra spingendo un po' avanti con l'anca destra. Abbastanza fluido come movimento. Quindi mi metterò prono per fare l'ultimo esercizio che è il breaststroke. Breaststroke, poi una piccola variante e poi per oggi ci salutiamo. E vado a preparare una lezione di Pilates per la schiena. Olla. Quindi sollevo una gamba, sollevo l'altra, torno in flessione toracica, appoggio le mani, ma giusto giusto con un appoggio virtuale, non mi devo aiutare troppo, salgo. Quindi pancia in giù, proni, braccia piegate ai lati delle spalle e poi una piccola variante se volete. Allora, ho il solito ghiacciolo sotto l'ombelico, ho la solita calamita nel centro della testa, ho le gambe addotte alla larghezza delle anche. Le mani, abbiamo detto, sono in appoggio, avambracci, gomiti in appoggio, spalle lontane dalle orecchie. Parto dall'idea della calamita che mi fa allungare le spalle, si allontanano ancora di più dalle orecchie, le scapole vanno verso i glutei, estendo il mio tratto toracico senza staccare le scapole, le ultime costole dal tappetino e ritorno. Inspiro, mi allungo e sollevo e ritorno. Quando mi allungo e sollevo, le spalle si allontanano dalle orecchie e le scapole vanno verso i glutei e ritorno. Inspiro, mi allungo e sollevo e ritorno. Ancora uno.
Inspiro, mi allungo e sollevo e ritorno. Porto le anche in rotazione esterna, quindi vi dovrete trovare con gli alluci che volgono all'esterno. La fronte appoggiata alla mano sinistra, braccio sinistro piegato, braccio destro avanti, leggermente aperto in diagonale, in modo che la spalla e la scapola siano neutre. Quando estendo la mia colonna, estendo anche la gamba sinistra, l'anca sinistra, quindi il braccio destro e la gamba sinistra si sollevano. E ritorno. Mi allungo e sollevo. Contraggo il gluteo sinistro per salire. Tre. E ritorno. Mi allungo, spalle lontane dalle orecchie. E ritorno ancora. Uno. Mi allungo e sollevo. E ritorno, inverto, quindi porterò il braccio, non ci sto, io mi giro un attimino, tanto se non dovessi starci avete visto l'altro lato. Quindi mano sinistra, mano destra alla fronte e facciamo dall'altro lato. Inspiro, estendo la colonna, sollevo il braccio sinistro e l'anca destra e ritorno. Quindi estendo l'anca destra, sollevo la gamba destra e ritorno. Mi allungo e sollevo e ritorno, ancora due. Mi allungo e sollevo e ritorno, ancora uno. Mi allungo e sollevo e ritorno. Appoggio le mani ai lati delle spalle, vado nel bambino. Come abbiamo fatto prima, porto il bacino verso i talloni senza sprofondare col petto sulle cosce. Faccio un paio di respiri, rilasso le spalle, cercando di portare l'ombelico ancora di più verso la colonna. Poi, sempre con la sensazione dell'ombelico verso la colonna, srotolo piano piano col busto, mi trovo sui talloni, immagino la mia colonna come se fosse la solita spirale. Ruoto verso destra e nello stesso tempo immagino di crescere verso il soffitto. Torno in centro, ruoto verso sinistra e nello stesso tempo immagino di crescere verso il soffitto. Ritorno in centro, riporto le mani a terra, ripunto le dita dei piedi, come abbiamo iniziato. Ricominciamo da capo. Stacco, attivo bene tutta la parte sopra, ormai lo sapete, graffette, ghiaccioli, diamanti, tutto quanto, graffette, termometri. Stacco un pelino le ginocchia da terra. A questo punto, espirando, stendo le gambe, aggiusto la posizione dei piedi, aggiusto la posizione delle mani e rimango giusto un attimo nel cane. Piego le gambe, nello stesso tempo avvicino le mani ai piedi, testa rilassata e vado in accosciata. Stendo le gambe, retroversione del bacino, srotolo piano piano la colonna e vado in posizione eretta. Oh, avete tutto? Graffette, calamite, diamanti? Come diciamo sempre a lezione, soprattutto diamanti ci sono. Ragazzi, qua urge un parrucchiere. Grazie mille, come se fossimo stati insieme anche oggi. È un po' meno reale della diretta, ma va bene così. Per tutti quelli che non hanno Facebook, possono avere anche il loro modo di allenarsi. È come se ci allenassimo ancora insieme. Speriamo ancora per poco in questa situazione. Grazie mille, buona giornata.